Ok, buongiorno a tutti. Allora, diamo un'occhiata alla mia app. Qui dal tastino più potete innanzitutto scegliere gli apparati che volete diciamo, mettere sul palco, quindi per esempio un wedge monitor, ecco, vi comparirà in alto a sinistra, a quel punto lo potete spostare dove volete. Ecco, giusto un'altra cosa. Se lo selezionate, viene un'area rossa tutta attorno. Se ora schiacciate il pulsantino ingranaggio, vi compaiono i dati che potete cambiare. Quindi potete cambiare il commento come volete. Potete mettere l'indice, un indice di riconoscimento, per esempio 1. Ok, perfetto. Ecco, vedete, a questo punto compare con il numero di riferimento a fianco. In genere i numeri di riferimento io consiglio di metterli solo sugli input. Comunque questa adesso è solo una prova per farvi vedere cosa si può fare. Ecco, nel caso lo freghiate come input diventa blu ed è riconoscibile rispetto agli altri. Ovviamente un wedge monitor non è un input, quindi adesso la rimuoverò solo per farvi vedere. Ecco, potete poi fare lo specchio, in questo caso ovviamente lo si vede. Dall'altro lato potete zoomarlo, quindi farlo diventare più grande, oppure potete ruotarlo con un certo angolo, per esempio 60 gradi. Ecco qua, ecco. Ok, andiamo normali. Bene, allora adesso giusto per farvi vedere, faccio allora, quando avete finito lo stage lo potete salvare qui dal secondo pulsante dove c'è disegnato il disco che riceve i dati. Potete scegliere un nome, un altro nuovo nome, che volete ovviamente. Ecco, adesso comunque non lo starò a fare. Ecco, adesso recuperiamo piuttosto uno stage che ho già fatto, stage nuovo, ok? Ed ecco qua, qui vedete uno stage molto complesso. Ecco, qui vedete per esempio la possibilità di mettere delle scritte. Questo non ve ne ho parlato prima, ecco, l'avete qui in fondo. Qui ovviamente avete tutti i possibili, diciamo, oggetti che potete, strumenti che potete mettere sul palco. Ecco qui, sull'ultimo potete inserire un commento. Ecco il commento, chiaramente anche questo potete scrivere quello che volete, potete farlo delle dimensioni che volete e scegliere uno dei quattro colori a disposizione. Ok, una volta che avete finito, ecco per cancellare, poi qualcosa che non vi interessa potete ovviamente usare il cestino, chi era chiesto conferma. Una volta fatto un'altra cosettina ancora, avete la possibilità di cambiare il livello con cui un oggetto è rappresentato, vedete? Ecco. Quindi questi due tastini qua vi permettono di farlo finire in cima o sotto un altro oggetto, ovviamente. Ecco, a questo punto, giusto per concludere, qui sotto vedete automaticamente compilati gli input con l'indice che avete inserito. Gli input sono riconoscibili, ovviamente vuol dire che avete impostato il tastino input qui in alto a sinistra, il checkbox qui in alto a sinistra, e a questo punto vi verrà automaticamente precompilato qui di fianco la lista degli input con il titolo che avete inserito, ovviamente che potete cambiare quando volete questa parte qua. Ecco, un'ultima cosa, una volta che avete finito, ecco i commenti, appunto, li potete mettere dove volete, sia qui che volendo anche qui. Ecco. E un'ultima cosa, a questo punto, quando è tutto pronto, potete schiacciare il tasto PDF. A questo punto verrà convertito in PDF e potrete fare tutto quello che volete. Qua lo vedete, potete ovviamente inviare il file a chi volete, col metodo che volete, un WhatsApp, un mail, eccetera, eccetera. Potete stamparlo, stampa, e
potete ingrandirlo, vedervelo per bene, salvarlo sul disco locale, insomma tutto quello che potrete fare. Ok, direi è tutto.